Signori, qui è con noi il presidente del circolo La Manovella dell'Agropontino di Latina. È un qualcosa di importantissimo perché, volendo, è uno dei più antichi circoli d'Italia, perché là è nata una delle prime corse automobilistiche. Sì, ma non era ancora, il circolo non era ancora nato nel 1937. Adesso, se vi posso spiegare in un secondo, noi siamo nati nel 1993 e per le nostre certificazioni a qualcosa che serviva venivamo a Roma al Circolo Romano della Manovella. Poi i soci crescevano sempre di più ed era un continuo avanti e indietro e decidemmo di farci federare il circolo dall'ASI e noi siamo una costola del Circolo Romano della Manovella in effetti. E ringrazio il presidente di allora e il presidente di allora di tutti e due i circoli che hanno fatto questo connubio. Arrivando ad oggi, noi stiamo seguendo da anni questa bella manifestazione che si chiama Rievocazione Storica dell'Agropontino, che è nata nel 1937. Adesso, senza dire chi l'ha iniziata o meno, c'era il RACI, che oggi sarebbe l'ACI, che ne ha fatto, diciamo così, l'organizzazione, la primaria, che era il 37. Noi seguiamo questa manifestazione da anni, ce l'abbiamo anche registrata allo sviluppo economico al Ministero, perché è un marchio nostro, ce lo vogliamo tenere ben stretto, e vi aspetto tutti sabato e domenica 28 e 29 per farvi vedere che cosa faremo e poi la ricommenteremo dopo. Grazie. Ma io non volevo dire che nel 37 eravate ancora voi, perché no. Sennò sareste degli Highlander. Soltanto che idealmente siete ricollegati a quell'idea, esatto. A quell'idea di una Latina che rappresentava anche non solo il primato in agricoltura con le bonifiche, certo. Ma anche industriale, è vero? Certamente, come no. Latina è una città che tra poco farà 100 anni, per cui la manifestazione che è del 37, ecco che era appena nata Latina, per cui all'epoca, non so se posso dirlo, il Duce, iniziò lui a fare questa, e infatti la prima gara fu vinta dal figlio, per cui questa è storia. Una 1750 6 cilindri lungo la fettuccia di Terracina. Anche. Noi abbiamo a Latina un pezzo unico della storia dell'auto che vedrete sabato e domenica in mostra, anche in movimento, che è una 1500 cabriolet Pininfarina, unico esemplare regalato a Mussolini da Pininfarina stesso, che lui non ha mai guidato perché amava solo l'Alfa Romeo, per cui la regalò subito al figlio. Infatti fu provata con un 1750 in circuito. Esatto. Grazie Presidente. Grazie a voi.